La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Gesù non è un'idea e non può nemmeno diventare una religione, né un rituale o una convinzione. Non è il fondatore di un'organizzazione. Non si può seguire Gesù per appartenenza a un gruppo oppure ad un altro. Gesù è la vita. Gesù è la realtà più evidente che c'è, è la vita stessa, è l'amore per cui tutto sussiste. Gesù vuole essere amato, è l'amore che vuole essere amato. Ai suoi discepoli Gesù risorto non spiega, Gesù mostra un fatto, una realtà, mani e piedi bucati. Mostra l'amore senza confini. Mostra un fatto di amore sconvolgente, dolcissimo. Guarda, figlio, mani e piedi forati per amore tuo, perché ti amo, perché non voglio perderti, perché io vivo e muoio per amarti. Solo è l'unica rivoluzione che puoi chiedere al tuo cuore, sciogliere la rabbia e imparare ad amare. Il povero Tommaso ha un problema, il problema di Dio. Ma Dio non può essere un problema. Dio c'è, la luce c'è. Se non la vedi, devi curare e guarire i tuoi occhi. Il problema di Tommaso non è un problema di Dio, è un problema di amore. Chi chiede di Dio, chi si fa domande su di Lui, chi lo affronta con il pensiero, afferma semplicemente di essere cieco e che l'amore non lo abita. Dio non può essere un problema. È lo Spirito che rende vivi, è lo Spirito di Dio che rende reali. Ecco perché Gesù soffia nel cuore dei suoi amici il suo alito di vita, lo Spirito Santo, e insegna a perdonare. È un nuovo alito di vita sulle narici, gesto antico e potente della creazione nuova, della nuova vita. Tutto porterà a colui che è Alfa e Omega, principio e fine di tutte le cose. Tutto giungerà a colui che è amore, tutto amore, sempre amore. Gesù, il Figlio di Dio.